Ciao a tutti, benvenuti sulla pagina Il Signor Grifone. Oggi vogliamo inaugurare una serie di puntate dove spiegheremo alcuni tutorial sul riutilizzo dei boccacci. Questi praticamente li abbiamo recuperati, dovevano essere buttati e invece li utilizzeremo per costruire vari oggetti, da per esempio la creazione con quelli più grandi di orti casalinghi o orti sul terrazzo. Si possono utilizzare questi per esempio per fare delle lampade o eventualmente anche dei centri tavola, quindi ogni video ci sarà un nuovo tutorial. Eccoci alla prima puntata di questi tutorial. Come prima cosa facciamo il riciclo sui barattoli degli omogenizzati. Allora, servono i barattoli di omogenizzati, le candele, conchiglie piccole o medie, sabbia colorata, sabbia normale, sale grosso e acqua ed eventualmente della corda di vario tipo e di varie grandezze. Allora, come prima cosa prendete un vasetto di omogenizzato, mettete la sabbia all'interno del vasetto. Decidete voi a quale altezza arrivare, ma siccome il vasetto è piccolo, non ne mettete troppa. Prendete la candela e la mettete all'interno, posizionandola al centro. E poi intorno mettete delle conchiglie a vostra scelta in base al gusto, posizionandole intorno alla candela se ci riuscite. Vi potete aiutare anche con delle pinzette, anche le pinzette quelle per le sopracciglia vanno bene. Quando avete finito, potete mettere per decorare il vasetto un nastrino con una tinta colorata, così. Questo è il risultato finale. Lo mettiamo qui che lo utilizzeremo dopo. Adesso passiamo. Allora, adesso procediamo al secondo vasetto. Prendete il sale, lo mettete sempre a vostro gusto per la quantità, dopodiché inserite la candela. E volendo potete lasciarlo così, ma se lo volete continuare a decorare potete aggiungere cose come prima, conchiglie o altro, oppure potete decorare il bordo del vasetto in questo modo con il filo, quindi mettendo il filo intorno alla base così, in modo da creare una sorta di disegno. Fiocchetto, ecco qua. E questo è il risultato finale. Lo lasciamo qui. Adesso vado a procedere con l'ultima parte del video. Prendiamo un classico bicchiere d'acqua. Versiamo l'acqua all'interno, togliamo la parte d'alluminio alla candela e la mettiamo all'interno del bicchiere, lasciandola così. Volendo, se preferite, potete aggiungere altre conchiglie che andranno alla base del bicchiere e formeranno una sorta di disegno carino da vedere, così, per esempio. Possiamo aggiungere, se volete, anche del colorante alimentare per colorare l'acqua. La mettiamo un attimo qui e procediamo alla parte finale del video. Allora, questi vasetti possono essere utilizzati, come vi ho fatto vedere poco fa, in questo modo, da soli, come centri tavola o fermaposto ai matrimoni anche. Bomboniere oppure in combinazione con altri vasetti. E adesso vi faccio vedere come si fa. Prendete un piatto di 24-25 cm di circonferenza più o meno, o più grande o più piccolo in base alla tavola, diciamo, e mettete
della sabbia colorata. Potete scegliere il colore in base al vostro gusto o anche abbinarlo alla tavola. Quindi create una sorta di disegno nel piatto. Dopodiché mettete i vasetti posizionandoli come più vi piace e continuando a decorare il piatto con conchiglie, pietre, per formare il vostro centro tavola. Dopodiché questo sarà il risultato finale. Quindi avremo riciclato i vasetti, sabbia, conchiglie e altro. Questo è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!